amici, ma soprattutto amiche, è il momento di Rai Dire News. Sarebbe così. Condotto in studio anche oggi da Mia Ceran e da Forest. E da magistralmente, ai migliori sulla piazza. Grazie, pensi buonasera peggiori. E bentrovati. Bentrovato il pubblico, bentrovati voi, Gelati. Sì, buonasera Mia, ma abbiamo detto i migliori. L'altro cretino dov'è? No, ecco qua, scusate. Scusate, bene, scusa. Dov'è il segno? È qua, guarda. Quale segno? Ah. Il segno gliel'ha lasciato alla Ceran. Per favore. Allora, è un omaggio floreale per la mia collega per festeggiare la prima settimana insieme. Però quante volte ti devo dire che non è questo il luogo per scambiarsi doni. Dopo in camerino, quando fate notte in camerino. Grazie. Non mi sembrano fiori quelli. Questo è un periodo che a Milano va molto la palma. Quello è una piccola palma. Ma dove l'ha presa lei? Questo è vero. Piazza Duomo. Ma come Piazza Duomo? Anche lei? Sì, ma io non l'ho bruciata. Io lo so. Solo rubata. Ma non si fa! Non io si grazie. Fa! Io c'ho un'etica, eh! Quale no, non brucio, io sono un giornalista. Grazie! Quindi, iniziamo immediatamente. Di cosa? Grazie. No, è qui dietro, allora, grazie. Parliamo ancora di eventi di scissione dentro il Partito Democratico. Se ne parlerà per altri 7 anni, credo, però. Segreteria nel caos, non abbiamo mai smesso, forse. Sì. Tra membri del partito, moltissima indecisione. Molta indecisione per scegliere su quale carro dei perdenti salire. È un po' lo sport del partito. Sì, non è facile capire qual è il più perdente. Volendo riepilogare, Renzi si è dimesso da segretario del partito. Sì. Si è dimesso, quindi a questo punto Renzi è... ex presidente della provincia di Firenze, ex sindaco di Firenze, ex premier, e da ieri anche ex segretario del Partito Democratico. Praticamente nel curriculum ha più ex Renzi che Belen Rodriguez. No, non è vero. Rodriguez è un testa a testa, Ricci, non è vero, non è un testa a testa. La giocano, sì. La confusione regna sovrana però anche in Parlamento, non solo dentro al partito, perché i deputati e non solo quelli del Partito Democratico si dividono ora in pro Renzi e contro Renzi. Sì, noi abbiamo un'immagine, rossi e bianchi, diciamo. Noi abbiamo delle immagini che aiutano a capire quello che sta succedendo nei gruppi parlamentari. Sì, quelli un po' neri sono quelli pro Renzi e quelli altri un po' neri anche loro sono come si dividono. Confronto sincero. Ma a Roma ci deve essere un bel sole perché li vedo abbronzati. Democratico ragazzi, più che sincero, direi. E c'è anche uno che già si spiega quello che sta succedendo. Ma è volata anche una cosa. Siamo sicuri. O era Fassino o è volata una cosa. Come me lo fate venire? Però a noi le hanno spacciate per immagini che riguardano il nostro Parlamento. Non riconosco nessuno dei nostri parlamentari. Ci sono anche delle donne, mi sembra di aver visto. Le famose quote rosa. Stanno vincendo i bianchi, così a occhio. L'unica cosa i bianchi in che senso? Con la camicia bianca. Sì. Ma Renzi è là sotto? Tanto per sapere, non lo so. Beh, si è dimesso. Rettifichiamo, ovviamente erano immagini che venivano dal Parlamento sudafricano. Ecco cos'era, ma ditelo! Era l'opposizione al presidente Zuma che ha offerto questo impietoso Zuma, spettacolo. Quello del ballo che si fa in palestra. No, quello è Zumba. Non lo vogliamo vedere. Quelli che fa 8 ore di palestra la Ceran, la dottoressa Ceran. Invano, ma le fa. Per favore, veniamo invece al calcio. Prima partita vinta dal Pescara dall'inizio del campionato con l'arrivo dell'allenatore. Il ritorno di Zeman, lo ricordiamo, 5-0 contro il Genoa. 5-0, ragazzi, a questo punto per salvare il Partito Democratico si potrebbe provare ad affidare la segreteria a Zeman, no? Ma perché non proviamo Zeman? Secondo me anche lui fallirebbe, però magari mi sbaglio. Sempre in tema di calcio facciamo gli auguri a Roberto Baggio che ha spento ben 50 candeline. È vero, noi ieri non eravamo in onda. Quante ne aspetta, Catalina? 50. 50, 12 su punizione, 7 su rigore. Non si spengono questa... così. Ah, fa morire da ridere, guardi. Scusate, però anche noi giornalisti abbiamo un sentimento quando ci viene da ridere, Sicuramente cerchiamo di non mostrarlo in onda. Passiamo agli esteri. Durante un comizio ieri in Florida, Trump ha fatto riferimento ad un attacco terroristico mai avvenuto in Svezia. Sì, in realtà, mai avvenuto. Ha fatto veramente un po' di confusione. In realtà, lo vedete anche dalla cartina, l'attacco c'è stato, però si trattava del Pakistan. Non sono proprio vicinissimi. Lo vedete, diciamo, le distanze potevano confondere. I tratti somatici non sono proprio uguali. Ma sapete quante volte capita a me che imposto il navigatore, che so, in Svezia e mi porta in Pakistan? Perché? Poi mi dice, attenzione, fare inversione a U, qui dal Pakistan risalire tutta a Turchia. Comunque per questo errore di Trump, su Twitter... Scusa, hai detto Trump? Trump, il presidente biondo che fa impazzire il mondo. Un po' ci sono abituato oramai.
Persino l'ex presidente, l'ex primo ministro svedese, scusatemi, ha voluto commentare questa uscita di Trump su Twitter dicendo che cosa si sarà fumato il presidente americano. Sì. Altri invece hanno fatto ironia, ad esempio, sulle fonti che potrebbe avere Trump. Ecco, avuto dalla CIA la soppiata, no? Da un catalogo lo riconoscete, noto marchio di arredamento svedese. Si capisce abbastanza qual è questo. E si scatena la satira pungente nord-europea. Famosissima, hanno già fatto bravo con le locuzioni. Sì, sì. Con le? Quasi. Con le locuzioni. Questa me la scrivo, locuzione non la so. Sì, sono degli animaletti. Sono tipo le cavallette. So dicotomia, so simoro, non so comunque si è scatenata la satira pungente e hanno già fatto il troll di Trump. Hanno già fatto il troll di Trump. Il troll di Trump. Come sarebbe? Poi impariamo a scriverle in maniera più fluida. Il troll di Trump. Sarebbe questo? Molto interessante la parte sotto, oltre che i capelli. Guarda quella del buon vecchio Spadolini, la parte sotto. Per favore, stiamo parlando però... un po' di rispetto per un presidente che ci potrebbe bombardare da un momento all'altro. Fa senta! Se sapesse chi lo chiama il presidente biondo che fa impazzire il mondo... Per favore, ho anche la sua cravatta, sono filo governativo, visto che ho la cravatta. Nonostante Forrest, Trump si sente profondamente attaccato invece dalla stampa e dai media, in effetti non solo gli vengono contestati i contenuti, ma addirittura la forma. Pensate che GQ America ha voluto dedicargli una sorta di video di suggerimento per il look. Sì, noi lo guardiamo, lo vediamo. I suggerimenti hanno stabilito che, siccome non si sa comportare come un presidente, almeno si potrebbe vestire come un presidente. Ecco la cravatta a cui faceva riferimento Forrest, governativa. Per loro sono almeno 6, danno dei suggerimenti, per esempio le mani che devono essere lunghe uguali, possibilmente più corte. Sennò si vedono le mani piccole. Le mani finalmente possono sembrare anche più grandi. La cravatta invece è troppo larga, secondo loro dovrebbe... La chiamano mostruosità. Anche il colore non piace, quindi Forrest dovrebbe cambiarla. La suggeriscono marrone anziché arancione. Perché i capelli bene col blu. Potevano piacere i capelli? Ovviamente no. A come lo immaginano? Così troppo corti, così troppo leccato, così troppo e basta. Quindi come... Ecco, così sarebbe... Sembra già un altro uomo, Però è troppo abbronzato. Allora togliamo un pochino di abbronzatura. Il color verde è bello, no? Così sembra più naturale, dicono. Eccole le differenze tra come lo immaginano e come invece è. Però aggiungono, il vero peccato è che non si riesca a cambiargli la misoginia, il razzismo, l'omofobia, il classismo, l'islamofobia, la corruzione, la... Vai avanti tu, che a me viene mal dire. L'isolazionismo. Va bene, basta. Altre cose. L'ipocrisia e via così. Sì, va, ce n'era. Chissà se vorrà cogliere qualche cosa. Quanto dura sto telegiornale? 16 minuti. Perché? 16 minuti. Andiamo a metà. Possiamo resistere? Devo chiedere il part-time. Io 10 minuti di fila non ho mai lavorato in vita mia. Quindi anche noi. Dicevamo, Trump sta continuando anche in queste ore, pensate, sui social, a rispondere a quelli che definisce gli attacchi della stampa. Per saperne di più, noi ci colleghiamo immediatamente con Washington. No, mi raccomando. Il nostro inviato, lo vedete, Dario Mensola. Dario, la linea. Eccolo. C'è sempre un po' di nero. No, vabbè, ma non ci interessiamo del nero. No, Mensola, anche qua. Vabbè, non è possibile che ovunque vada abbia una tempesta di vento. Io non ci credo, dai, non è possibile. Mensola ha perso il cappello. Ma non era questo. La sua preoccupazione deve essere quella di parlare, non di cercare il cappello. Vuole il cappello, ma vuole il suo. Ma quanti ne ha? Sembra un altro adesso. Cosa c'ha adesso? Penso era una coppola nera. Ma noi lo paghiamo per andare fino a... Dove l'ha preso? Da Bonanza? C'è un formato. Ma dietro cosa c'è? Un UFO pure. Un UFO? Okay. Da Washington. Mensola. Mensola ci aggiorni. Tentiamo a crederle. Mensola. È una sfiga che la metà Però lui si occupa solo del cappello. Scusi, Forrest. Ecco qua, perfetto. Cosa fa col bianchetto? Allora, il bianchetto... No, niente. Sapete che oggi c'è a Milano c'è un casino. Sciopero dei tacchi. Sciopero dei taxi a Milano e io sono dovuto venire in metropolitana. Inquinato meno forse. Esatto, inquinato meno, brava dottoressa. A me non piace venire in metropolitana perché non posso gonfiare le spese, capito? Il taxi aumenta un po', capito? Ma su un biglietto della metropolitana quello costa? Quanto ci vuoi fare la cresta? Ma non ci si può fare la cresta, lo sanno costo tutti. Costo 1,50, metto 3. Ma no! Ma si capisce, ma scusi. No, non aumento di tanto perché
se ne accorgono, eh. Vedi a Minzolini, ecco, cosa gli è successo. Non solo a lui, ci sarebbe la pagina di costume, la lancia lei. Che secondo me poi dovremmo fare uno scioperetto anche noi. Ma quali scioperetto? Non siete già in sciopero da una settimana? No, vedete, stiamo a lavorare. Ci sono dei giornalisti di Uber che stanno prendendo piede, capito? Questi di Uber con noi non voglio sapere cosa fanno i giornalisti di Uber. Siccome teme i giornalisti di Uber, veniamo alle pagine di costume. Devo dirla io questa di costume, se bene. Allora, amici, è il momento della notizia di cultura e società. Chi peggio di lei? Come parlo bene, bene. Salvini, quasi credibile, eh? Salvini va in visita alla Fiera del Libro a Firenze. Veramente? Salvini va in visita alla Fiera del Libro a Firenze. Sì. Ma no, questa è una fake news. È una notizia falsa, capito? Ma sono i detrattori di Salvini che mettono in giro queste cose per screditarlo, capito? Dicono che legge i libri. Per metterlo in cattiva luce con i suoi elettori. Ma lei è arrivato indietro il foglietto che ha tirato. Vabbè, niente, lasciamo stare. Andiamo. Sarebbe la l'onda lunga di Sanremo. È vero, ma tutto io devo fare, ragazzi. Qualcosa dovrà pur fare. Allora, non mica farlo fare alla dottoressa Ceran, scusi. Va bene, onda lunga di Sanremo. Ormai Gabbani, come sappiamo, è ovunque. Addirittura anche la sua fidanzata. I suoi genitori sono stati ospiti dalla mia collega giornalista Barbara D'Urso. Non è giornalista la D'Urso, eh? Perché io, scusa. Stavo scherzando, era per ironizzare con lei che non lo è. Io. Va bene. Non ci vantiamo naturalmente. Noi non ci occupiamo della scimmia, no, non ci occupiamo di Gabbani, ma più volentieri della scimmia. Abbiamo avuto settimana scorsa il cognato, invece stavolta ci occupiamo del cugino che ha avuto una brutta vicissitudine. Ha avuto una brutta vicissitudine. Lo dico io, mandiamo questo filmato. Vicissitudine. Il cugino della scimmia di Gabbani. Della scimmia di Gabbani. Sarebbe che questo sarebbe una tigre. Ma sarebbe un gibbone il cugino. Questo è un gibbone. Sì. Questa è una tigre, però se lo mangia. Cosa fa? Si è salvato? Vabbè. Sarrabbica. Dai. Il gibbone però è un animale dispettoso, sì. Così lo sanno, ma ve lo possiamo testimoniare. Ma dai! Anziché scappare, spavento, lui no, va a provocare. Però è coraggioso, è dispettoso e coraggioso anche. Scende anche a terra per irridere. Forse in coscienza, ecco, possiamo dire così. Fa penzolare la mano, no! E riesce a scappare in tempo. Sai che se lo prende, ma se ne va adesso, no? Un minuto lo finisce. Se ne andrà dopo. Non ha paura di niente. Guardate, va toccando l'orecchio della tigre, vicino alla bocca, i denti. Io comincio a tifare. Ha saltato! Ha schivato per un pelo. Io comincio a tifare per la tigre. No, perché dai. Va bene tanto tutto, bella. Ma prenderla per il culo. Dai, un giocherellone. Carino. Ancora! È giocherellone, però. A rischio della sua vita, scusa. Due diventate due. E le prende in giro entrambe. Si sono passate la voce, stanno arrivando tutte per ucciderlo. E adesso cos'è sta roba? Io tifo per le tigre ufficialmente. Però lo sta dico, esagerando. Se lo merita. E gli ha messo quella roba che non si può dire in faccia. Aiuta! Corri! No, è fatta. È finita. Ce la fai? È salvato anche stavolta. Ma come ha fatto? No! Allora se la va a cercare. Chiude vincendo. No, basta, non voglio vedere quanto lo mangia. Guarda! Perché prima o poi lo mangeranno. Faccia la stessa cosa con la Ceran, Forest. Salti. Ma non date idee malsane. Non siamo date giornalisti seri noi, scusate. Sì? Sì, noi, certo. Dicevamo, veniamo al clima. Ve ne sarete accorti che il weekend scorso c'è stato un notevole rialzo delle temperature? Meno male. Cosa sta facendo il cretino di piano? Mi atteggio. Non ci posso, fingiamo che non sia Faccio così. Finta di non dicevamo, vedere. Rialzo delle temperature. Sì. Molti con entusiasmo hanno accolto questa sorta di inizio di primavera, addirittura. Qualcuno si è recato al mare. Già, primi bagni. Ma è presto. Per esempio questa donna che si è voluta tuffare in mare attaccata a una corda. Ah, ma una donna, pensavo fosse una scultura all'inizio. Di Botero. Ma no! La corda in qualche modo non è servita. Ma guarda, retto forse. Alle acque profonde. Vabbè. Ma ce n'è un'altra che ha avuto problemi più gravi. Siamo nel bagnasciuga, c'è un po' più di corrente, perché d'inverno si sa che il mare. Beh, il mare d'inverno, come cantava il poeta, dai. Certo. E lei quindi è lì a un metro dalla riva che non riesce però ad alzarsi in piedi già da un po'. C'è gente, potrebbero anche aiutarla. No, nessuno, nell'indifferenza. Dalla stazza mi sembra parente di quella di prima, così sì, ecco, sono due cugine, certo. Punta le mani e tirati su. Niente, i bambini le passano a casa. Sai qual è il problema, Carlo? Perché lei ha in mente una cosa, non tanto di salvarsi, perché vedi... Ma di curare il suo look, vedi che ha in mente di pettinarsi, di rimettere a posto il registro. Di non far vedere le tette. È quello che è preoccupato da quelle. Guarda da dietro cosa arriva. Alzati! Boom! No, di nuovo. No, allora.
Dai, tirati su, lascia stare, non pensare a Luca, ecco, salvati, ecco, ecco. Esci da là. Ok, è fuori, dai, ce la fai, non indietro. Il fatto che sia una tete è l'ultimo dei problemi, esatto, riguardo al tuo Luca. Ecco. No, non fare come la Carrà. Dai. La Carrà, uguale. No, più a lei pensavo. Vedi che le gira la testa poi. Il fatto che qualcuno la stesse filmando comunque vorrà dire qualcosa, eh. Ecco, no, cade. Non ce la fa. Ciao, 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 ciao. La puntavano da ore probabilmente. Sì, certo. Dai. Quante ore è che è sfinita in acqua? Punta, ecco, alle mani. Dai, dai, basta pettinarsi, fa... esci. E lasci ancora una tetta, ma io non me ne frega, io mi tirerei, esatto, in piedi. Dai, che l'aiuto, aiuta, no? I bambini, dai, i bambini hanno capito finalmente. Ci vuole una carrupa, oh, un argano. Finalmente si è salvato. Brava, brava. Adesso esci da lì. Le tette. No, 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 ancora. No. Tutto lavoro inutile. Guarda, se passano i due tigri, se la mangiano, a questo punto. Torniamo all'altra, all'amica che finalmente ha un'altra opportunità. Ora si riprova. No, no, vabbè, allora. Vabbè, spiaggiata definitivamente a questo punto. Prima o poi ce la farà, comunque. Vabbè, bene, per l'edizione di oggi è tutto. Noi vi diamo appuntamento. Poi, cosa sta facendo? Cosa fa? Fuori. Fuori. No, come se avessi accettato. Uno è cavaliere, uno è cavaliere. Sì, non... molto cavaliere. Certo. Possiamo, sì, certo, salutare, i colleghi. Cosa fa? Ma bastava aspettare un minuto, fuori. Un minuto, non ce la fa. Ma è caldissimo, ragazzi. Io odio lo yogurt caldo. Grazie di essere stati con noi. Forse ci chiudono. Che pulizia.